come non ci arrivo là in alto, chiesto lei. Attaccati, provo a vedere. Dimmi, come ti senti ad aver fallito anche su questo punto? Mamma, che paura che fai. Dunque, lì nell'angolo. Trovata, trovata Letizia, trovata. Oggi, qui a Sydney, lancio una sfida particolare ai miei amici, quindi al popolo di YouTube, così movimentiamo un po' la situazione, grazie ad un'applicazione molto particolare. Adesso andiamo al video. Ciao a tutti, mi chiamo Nicolas e oggi lancerò una sfida molto particolare. Come immagino un po' tutti voi, da bambino amavo le cacce al tesoro. Questo per dirvi che abbiamo unito ignoranza, avventura e bei ricordi in una challenge molto figa. Dunque oggi, utilizzando un'applicazione sul cellulare, andremo a cercare oggetti nascosti qui a Sydney. Sono nascosti veramente in tutta la città, tra poco vedrete, veramente sono ovunque, assurdo. E anche se voi non lo sapete, sono nelle vostre città, queste cose sono ovunque. Su questa applicazione appunto potete trovare nelle varie città, chiamiamoli questi tesori, che non sono altro che capsule, barra delle scatole nascoste, dove dentro potete trovare di tutto e di più, tra firme, giochini, tra soldi. Giustamente non sono da toccare, ma sono ricordi che la gente mette lì dentro per dire io ci sono arrivato. E adesso noi andremo nella sfida nel dettaglio. Che in cosa consiste? La sfida consiste nel trovare il numero maggiore di geocaching, si chiamano precisamente così, dentro la zona della mia città, che in questo momento è Sydney. L'applicazione è questa qua. Quindi noi adesso, dico noi perché non sono da solo, attiviamo il timer di 3 ore e andiamo a cercare più geocatch possibile. Quindi adesso sono le 9:37, avvio il mio timer di 3 ore e si inizia la sfida. Poi voglio vedere voi quanti ne trovate in questo tempo. Primo punto a 190 metri da noi. Allora, tralasciando che i segnali GPS non prendono bene, perché noi siamo proprio dove c'è il punto in questo momento, cioè dove c'è questo buco, che è questo, tra questi due palazzi, e noi siamo su questo palazzo, cioè quello giusto. Qui c'è scritto: c'è un bidone dell'immondizia non troppo lontano dall'entrata principale. Allora, questa è l'entrata principale, come dicevo, e quello è l'unico bidone dell'immondizia che c'è nelle vicinanze. E dice ancora: non troppo lontano dal cestino ci sono dei pali metallici. Quello è il cestino e quelli sono i pali metallici. Ed infine dice che il posto per trovare la scatolina è sopra il primo palo. Quello è il cestino, questi sono i pali, il primo palo è questo. Sopra vuol dire che sarà tipo qua. Allora, praticamente, siccome non ci arrivo là in alto, chiesto lei. Attaccati, prova a vedere. Non c'è niente? Non c'è nulla. Un po' di polvere. Quindi là sopra non era affatto, ed è possibile che qualcuno l'abbia preso. Veramente, se non là sopra, dove? Comunque questa sfida io la vorrei riproporre anche in Italia, ma da fare anche in moto, da muoversi in moto piuttosto che a piedi. Oggi, perché siamo qui a Sydney, in una grande città, noi ci muoviamo a piedi. Però fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Siamo arrivati a un nuovo punto. Il punto si chiama Fusion. Stranamente lì c'è scritto Fusion. Nella descrizione dice di passare sotto questa arcata, entrare là dentro e poi troveremo il tutto tramite anche questi suggerimenti. Dice che è vicino ad una collina, e a quanto pare abbiamo trovato una collina, a caso, dentro un condominio. E qua dice che è su un idrante magnetico, quindi dobbiamo trovare un idrante nelle vicinanze. Qua ce n'è uno, mo. Sulla descrizione c'è scritto Fire Hose, però questi sono degli idranti, non sono quelli che cerchiamo. Però prima ne abbiamo visto uno. All'entrata ne abbiamo trovato uno, però non sappiamo cosa significa il magnetico. Perché se no è questo. Come c'è scritto lì? Fire Hose. E dovremmo trovarlo qua, però non c'è niente. Né attaccato né dietro. Dimmi, come ti senti ad aver fallito anche su questo punto? Noi siamo nei punti giusti, però... Sicuro li hanno rubati, perché noi abbiamo trovato il posto giusto. Arrivati al punto dopo e sfortunati come siamo, dobbiamo entrare qua dentro, ma è tutto chiuso. Tutto chiuso per il virus.
Dici che qua dentro c'è tipo un giardinetto con dentro appunto quello che cerchiamo, però siccome qua è chiuso non possiamo entrare, non c'è nessun'altra entrata. Prossimo punto. Questa volta ci siamo, dai. Qua c'è scritto che è davanti al passaggio pedonale del ICC. Noi siamo qua. Qui c'è il passaggio pedonale e qua c'è questa ICC. Cioè laggiù. Allora, questo è abbastanza complicato. C'è scritto che è magnetico, che è in questa zona vicino a questo passaggio pedonale, però non c'è scritto nient'altro, quindi adesso lo dobbiamo trovare perché non possiamo sbagliare ancora, cioè non possiamo non trovare nulla. In questa sfida non c'è tempo da perdere e io non so se sono sfortunato che non li trovo perché la gente li porta via, oppure sono io che non ce la faccio a vederli, quindi non ne abbiamo trovato ancora uno. Ma dobbiamo muoverci al prossimo posto perché il tempo scorre, non abbiamo tempo. Ho lanciato questa gara, dobbiamo vincerla, quindi corro a cercarne altri. Allora, questo giochetto è ancora più vago di quello di prima perché dice di cercare un posto tranquillo qua, sedersi e abbassare la mano sulla sinistra, dopodiché troveremo il giochetto. Quindi fa ridere la cosa perché non si capisce niente, cioè possiamo sederci ovunque ora. Vediamo se c'è qualche altro suggerimento. Yellow. Giallo. Dice giallo. Dobbiamo andare a cercare una cosa gialla su cui sederci e basta. Il segnale GPS non è al massimo su questa applicazione. E come abbiamo detto, giallo, giallo. Qua di giallo io vedo questi. Qua è il carretto laggiù. E per rilassarsi, dietro la mia ragazza, ci sono quelle sedie gialle. Quindi andiamo là. Allora, ma lì non si può mettere la mano sinistra. E qua non c'è niente. Senti. Non possiamo sbagliare in questo caso perché... Io ne voglio trovare uno. Che schifo. Io non ci credo che... Ho fatto sta cosa per niente. Non metto, non c'è sotto terra. Però anche adesso abbiamo failato, bravissimi. E andiamo a cercare un altro. È il momento di riscattarci. Ci siamo quasi. Come vedete, il punto è precisamente... Dunque, lì nell'angolo. C'è da dire che comunque questa applicazione ci fa girare posti che non abbiamo mai visto, ma sono belli, cioè ti fa vedere proprio i posti più carini che magari non vedi nemmeno a Sydney, tipo questo che non sapevo nemmeno esistesse. Ma questo è bello. Torniamo al nostro giocatching. Il suggerimento per questo punto invece era non farlo cadere, e non farlo cadere secondo me significa non farlo cadere in acqua. E in più c'era scritto di sedersi su una panchina, tipo questa o questa, e di godersi la vista del porto. Dunque, cioè, ci siamo, il punto è questo, precisamente questo. Solo che non c'è qua, non c'è nemmeno qua, nemmeno lì, nascosto da nessuna parte. Anche perché secondo me in una città così grande la gente tocca, non tocca, e molte cose scompaiono, oppure come dice... Il suggerimento non farlo cadere in acqua, sarà caduto in acqua, chi lo sa. Spero che a questo punto non l'abbia preso nessuno perché è molto figo, molto molto figo. Adesso vi faccio vedere dove siamo. Siamo a 10 metri dal punto preciso, ma è una figata. Spero anche che questo sia un vero joe catching, perché sui suggerimenti per dove trovarlo dice semplicemente di venire qua per godersi la stupenda vista, perché infatti è veramente stupenda e non c'è scritto nulla riguardo un geocaching, solo riguardo una bella vista. Allora, siccome non voglio perdere tempo inutilmente, ho visto che sull'applicazione ci sono le recensioni dei posti dagli utenti, quindi praticamente chi è venuto qua prima di me ha lasciato la recensione con scritto se il geocaching c'è o se non c'è più. Qua dentro c'è scritto che praticamente le ultime 5 persone che sono passate in questo punto non l'hanno più trovato, anche se hanno cercato veramente tantissimo tempo. Dunque adesso la strategia cambia. Bisogna cercare prima di tutto i posti dove la gente dice che ci sono i geocaching e li andremo a cercare. Però c'è da dire che questa applicazione ci sta portando a visitare cose stupende. Dunque possiamo dire che ha due scopi, uno di intrattenimento e l'altro è la scoperta, per scoprire posti nuovi, per visitare anche posti nuovi. Bando alle ciance, mancano 40 minuti, il tempo scorre, dobbiamo trovarne almeno uno. E anche questa volta ci siamo quasi, il punto è questo, cioè
in questa ex raffineria di zucchero, da quel che dice la descrizione di questo Jokecin. Il suggerimento è questo. Trovata, trovata Letizia, trovata. Letizia. Letizia. L'ansia saliva perché mancava pochissimo e la situazione è che noi siamo su ste scale, ma in verità in un muretto. Il posto che dà sulla mappa non è precisamente quello, anzi, come vedete, prima di tutto è abbastanza sballato, va a destra e a sinistra per conto suo, però non è proprio preciso. Dunque bisogna girarsi attorno a quell'area. L'unica possibile soluzione che potevamo avere, barra suggerimento, era questo, under the rust. Rust vuol dire ruggine. Questo mi pareva abbastanza arrugginito, anche quello. Con fatica l'abbiamo trovato ed è proprio... Toglilo. Wow! Ale, ah, è magnetico. Apri, apri, cosa c'è dentro? Fai vedere. Fogliettini. Saranno le firme. È il nostro turno adesso, io ho portato una penna. Qua c'è scritto semplicemente la data e chi è arrivato. Janin Southwell. Oh, mi mancava fare un po' di autografi. Adesso mettiamo via il tutto e continuiamo la sfida. La sfida è ufficialmente finita. Abbiamo iniziato alle 9.37 e adesso sono le 12.38. Proprio ora è finito il timer e la mia sfida di 3 ore si è conclusa con 6 posti e un ritrovamento. Quindi non veramente bene, però questa è stata la mia sfida, è stata così, non è stata facile, ma abbiamo girato Sydney, ci siamo divertiti e soprattutto devo lanciare questa sfida a delle persone che tra poco nominerò. Voi invece sareste disposti a fare questa sfida sui vostri canali YouTube oppure anche tra i vostri amici? Adesso sfido queste persone a fare la mia stessa sfida, ma nelle loro città oppure nelle città che preferiscono, in moto, in macchina, a piedi, come preferite veramente. L'importante è trovarne più di me, che non è molto difficile perché ne ho trovato uno, in 3 ore e condividere la vostra esperienza su YouTube, sul vostro canale. Invito anche voi da casa a farlo. Vi ricordo che l'applicazione non mi ha sponsorizzato, quindi tutto ciò è una mia iniziativa. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo alla prossima avventura. Woo! Myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting